Ok. Allora, come vedete, il titolo, vediamo se sta riprendendo correttamente, sì. Ok, il titolo della lezione già ci fa capire che si tratta di una panoramica appunto generale, perché molto generico, vincoli alla diffusione dei documenti di archivio tra proprietà intellettuale e privacy ed altri diritti. Quindi ho nel titolo messo a fuoco i due principali, che sono quelli su cui probabilmente tutti i giorni voi vi sarete già scontrati. Cioè la proprietà intellettuale, quindi copyright, eventuali, che ne so, marchi, brevetti, e la privacy, tutela del dato personale. Però ci sono altri diritti, come vedremo, e vedremo anche che vincoli strettamente legati al mondo della proprietà intellettuale e della privacy, però sono finiti in testi di legge e in norme che non sono specificamente di quei due settori lì, ma sono di un altro ambito che dopo vi racconterò meglio. Allora, questo ve l'ho già fatto vedere, quindi iniziamo proprio con i vincoli in questa prima panoramica iniziale. Allora, il primo, quando si parla di proprietà intellettuale, in questo settore parlando di archivi, il primo che emerge è il diritto d'autore in senso proprio, in senso classico, cioè se l'archivio contiene opere creative. Quindi è un problema che si pone solamente agli archivi che al loro interno hanno opere creative. Che cosa vuole dire specificamente opera creativa? Lo vedremo dopo. Mi auguro che sia, diciamo, vi arrivi anche un po' a livello intuitivo. Però ecco, dopo ho delle slide che mettono a fuoco il concetto di opera creativa, quando c'è creatività, quando non c'è creatività, e quindi tutte le conseguenze che ne derivano. Il secondo vincolo, che sembra in realtà è cugino del primo, fa parte anche lui della grande famiglia che possiamo chiamare proprietà intellettuale, che è un grosso calderone in cui si vanno dentro un sacco di istituti giuridici, e questo è il diritto sui generis, chiamato diritto sui generis non a caso. Perché? Perché quando è nato negli anni 90, dopo vi racconto un po' meglio la storia, però è nato per scelta di una direttiva, diciamo, del legislatore europeo, era un diritto che assomigliava un po' al diritto d'autore, ma non era un vero diritto d'autore, assomigliava un po' a un diritto connesso, ma non era un vero diritto connesso, quindi aveva una sua, come dire, caratterizzazione autonoma, ed è stato chiamato fin dall'inizio diritto sui generis per le banche dati, sulle banche di dati. E quindi ancora oggi viene chiamato così, tecnicamente noi giuristi, per noi è diritto sui generis, cioè un diritto che non è un vero diritto d'autore, perché agisce sulla banca dati, che non è strettamente un'opera creativa. Questa cosa ve la spiego meglio dopo, quando chiariamo il concetto di creatività e entriamo nel merito del diritto sui generis. Però ecco, in questo caso questo vincolo entra in gioco quando nella gestione dei documenti d'archivio si va a toccare una banca dati, quindi non c'è sempre questo diritto, c'è quando c'è sotto una banca dati. In realtà qualcuno di voi mi potrà far notare, ma un archivio di per sé è una banca dati. Sì, è vero, però se l'archivio l'avete costituito voi siete i titolari dell'archivio, allora la banca dati è vostra, allora questo diritto è vostro e allora non vi dovete porre il problema. Il problema si pone quando state all'interno dell'archivio gestendo delle banche dati che avete ereditato, che avete importato. Ok, quindi questo è già un'altra complicazione. E poi arriviamo a quello che probabilmente in questi ultimi mesi avete sentito nominare di più, grazie o per colpa di, il famoso GDPR, che ha fatto sì che le nostre caselle email venissero riempite di messaggi in cui si segnalava il cambio delle privacy policy, no? Ok, anche qua la privacy entra in gioco sempre in un archivio? Nì, cioè non sempre, perché solo quando un archivio contiene dati personali. Poi vedremo che la definizione di dato personale è così ampia, per cui spesso ve li beccate anche quando non vi sembra che dentro ci siano dati personali. No, dopo ho una slide che appunto definisce il concetto di dato personale e quindi già vi farà venire in mente alcune cose. Però ecco, questo è un altro vincolo abbastanza, come dire, presente e che pone una serie di problematiche. Vincoli derivanti da licenze proprietarie, cioè a volte all'interno di un archivio abbiamo inserito, inseriamo una parte di contenuti, documenti che ci vengono a loro volta forniti da qualcuno che ha creato una banca dati, un servizio, che ne so, un archivio a sua volta. Quindi noi abbiamo inserito questo archivio all'interno del nostro archivio più ampio. Se questo pezzo di archivio l'abbiamo acquisito attraverso una licenza, il vincolo dobbiamo andarlo a leggere all'interno della licenza. Nel senso, il vincolo generale è il copyright o il diritto sui generis di colui che ha creato questa banca dati, questo agglomerato.
che però se ci viene fornito in licenza noi dobbiamo poi considerare i vincoli che la licenza impone e non possiamo esporlo a, al pubblico senza rispettare quei vincoli. Esempio, io da giurista l'esempio che mi viene è le banche dati giuridiche, le banche dati di giurisprudenza, di giurisprudenza, cioè di sentenze, non so se qualcuno di voi ci ha mai avuto a che fare, no? In una biblioteca giuridica, una biblioteca della facoltà di giurisprudenza, gli studenti, i dottorandi, a volte anche i professionisti che la frequentano, vanno proprio perché lì si può fruire di queste banche dati giuridiche, sono quasi sempre fatte da grandi case editrici, da soggetti che le vendono a caro prezzo. E quindi la biblioteca dell'università, della facoltà, ha acquisito dal Giuffre, Sole 24 Ore, da questi produttori di queste banche dati, una licenza per poterla mettere al pubblico. E quella licenza viene calibrata, ad esempio, sulla base di quanti utenti ha normalmente la biblioteca. Si fanno dei conti per cui il signor Giuffre, il signor Sole 24 Ore, il signor Maggioli, il signor Cedamo, questi editori che fanno banche dati giuridiche, non fanno pagare all'Università Statale di Milano la stessa somma che farebbero pagare all'avvocato che ha uno studio di due persone. Perché, ok, c'è una licenza ad hoc per quel tipo di utilizzo. E quindi voi, biblioteca di giurisprudenza, dovete andare a leggere all'interno della licenza che avete sottoscritto, che di fatto è un contratto di licenza, se ci sono dei vincoli specifici. Quindi altra questione, siamo sul livello che non è tanto quello della legge ma è contrattuale, dobbiamo andare a vedere se abbiamo firmato sostanzialmente qualche contratto che ci vincola in quel senso. Qua andiamo su un piano ancora abbastanza delicato, ancora più delicato. Ci siamo scontrati proprio in questi mesi quando sono entrato in contatto con la Fondazione Gentilini. A volte nell'archivio ci sono dei documenti che hanno un vincolo di segreto industriale, segreto aziendale, oppure di semplice riservatezza che era indicata nei bandi o negli incarichi, no? Eredita un archivio che veniva da una società di consulenza e questa società di consulenza con il committente aveva un accordo di riservatezza per cui si era impegnata a non diffondere alcune informazioni, ad esempio sulle buste paga dei, non so, oppure su dove sono i punti più delicati di un traliccio, di un no, perché ci sono esigenze a volte anche di sicurezza. Anche lì siamo su un piano più che altro degli accordi contrattuali, quindi non è tanto la legge a imporre questo vincolo, ma il fatto che ci sia un accordo pregresso tra due soggetti, che però ricade anche su chi gestisce l'archivio indirettamente, per cui certe informazioni non possono essere diffuse al pubblico. Quindi voi magari le potete anche conservare, quindi a scopo di conservazione interna dell'archivio lo potete fare, nel momento in cui mettete in consultazione o addirittura in distribuzione, in diffusione quell'informazione, si pone il problema del mantenere segreto e riservato un dato, un'informazione. Questo è, diciamo, un altro rovescio della medaglia, cioè quando non c'è tanto un obbligo contrattuale che uno dei due soggetti si è assunto, ma una esigenza di sicurezza e ordine pubblico. Usiamo gli esempi che abbiamo noti: quando si fa un viadotto stradale bisogna comunicare alle istituzioni, al genio militare, quali sono i punti di interruzione, si chiamano tecnicamente, cioè i punti in cui si devono mettere le cariche. Adesso ditemi se dicono bestia dal punto di vista ingegneristico, in cui si mettono le cariche per farlo saltare nel caso ci sia un'esigenza di sicurezza pubblica o addirittura di guerra, no? Attacco, devo far saltare un ponte perché sono il nemico, e quell'informazione lì ovviamente ha un livello di sicurezza, di segretezza elevatissimo, perché se quell'informazione lì va in mano a un gruppo di terroristi, gli abbiamo fatto il regalo migliore, no? Gli abbiamo detto dove devono mettere le bombe, non hanno dovuto neanche mandare uno dei loro a fare uno studio, perché tanto c'è un documento firmato dalla società delle autostrade, quindi ci darà anche la massima garanzia di affidabilità. E quindi ovviamente lì ci vuole un livello di segretezza che non è tanto legato a accordi legati alla concorrenza tra imprese, no, è proprio un discorso di ordine pubblico, come ad esempio, altro esempio che ho fatto anche stamattina, nell'incontro di stamattina con i colleghi, quando entrate in un ospedale o in un tribunale, no? In questi uffici pubblici aperti al pubblico, per legge è obbligatorio che ci siano affissi, no, nei corridoi le mappe che ci dicono dove sono le uscite di sicurezza. Ovviamente quelle mappe lì sono
quanto di meglio si possa regalare anche lì a un terrorista o a qualcuno che vuole fare un, no, qualche attività non perché? Perché vi sto dicendo di preciso come è fatto quel piano. Infatti anche lì, quando fanno queste mappe, gli ingegneri dovrebbero stare attenti a fornire solo le informazioni necessarie ai fini di sicurezza. Cioè, ti dico solo dove sono le scale, qual è il percorso che devi fare per uscire, ma non ti dico dov'è la centrale con il gas, la sala dove ci sono le bombole d'ossigeno, o dove c'è il generatore che tiene in piedi le macchine per respirare all'ospedale. Però a volte queste informazioni, per o poca accuratezza o perché vabbè, non si pensa che sia così grave, vengono fornite. Quindi lì basta che Tizio o Caio passano dal corridoio, vanno, sto andando a visitare mia nonna, faccio una foto a queste cartine che sono appese, e lì si pone un problema di sicurezza pubblica, di ordine pubblico. Nei tribunali uguale, il tribunale di Milano, non so se ci siete mai entrati, è labirintico. Cioè, vi perdete. Statisticamente, se non siete gli avvocati che lo frequentano normalmente, vi perdete. In realtà, quando io ho lamentato sta cosa, un collega più anziano avvocato mi disse: guarda che in realtà all'epoca si facevano apposta così i tribunali, perché ti dovevi perdere se eri un malintenzionato. Se invece sei un avvocato o un giudice che lo frequenta costantemente, dopo un po' impari a orientarti. Ma vi assicuro che il tribunale di Milano è, ci sono dei piani ammezzati che in alcune rampe di scale ci sono, in altre no, e quindi tu a un certo punto non trovi il piano quarto. Dici: ma come, ma sono passato dal terzo al quinto. Ma perché il quarto di fare il giro dall'altro edificio e rientrare di là? Però pare che fosse intenzionale questa cosa, quindi non fosse cialtronaggine dell'ingegnere, dell'architetto. Vabbè, ma perché? Perché c'era un'esigenza appunto di ordine pubblico. Vincoli derivanti dalla tutela di beni culturali archivistici. Qua potrei farne una lezione di 2 ore in cui dico cose anche volgari e poco gradevoli, quindi mi contengo. Perché? Perché grazie a alcune norme sulla tutela dei beni culturali, ad esempio l'articolo 108 del codice dei beni culturali, siamo riusciti finalmente a creare il copyright sulle opere di Michelangelo o sulle opere la facciata di una casa, di una villa romana del secondo secolo dopo Cristo. Perché? Perché basta definirla bene culturale, per cui scatta tutta una serie di vincoli alla riproduzione. Poi è vero che l'articolo 108 distingue in uso a scopo di lucro, non a scopo di lucro, però effettivamente, e c'è un articolo che vi consiglio ho scritto un paio di articoli anch'io, però il migliore secondo me è del mio collega Carlo Piana, che ne ha parlato molto, in modo molto, molto efficace, per cui di fatto abbiamo creato un copyright su opere creative che sono state create in un periodo storico in cui il diritto d'autore non era neanche stato inventato. Quindi siamo riusciti a fare cioè, in un'ottica di tutelare quello che dicevo prima, tutelare il più possibile tutto ciò che si può tutelare. Ecco, questo, la tutela del bene culturale è riuscita ad arrivare oltre, cioè a inventarsi un copyright su Michelangelo che Michelangelo stesso non è mai riuscito ad avere. Ok? Un copyright che di fatto è a favore di chi? Della Repubblica Italiana, dello Stato che ha lo Stato italiano, che ha la fortuna di avere tutto questo patrimonio, ma che poi lascia in gestione questo diritto di riproduzione all'ente che ha in custodia il bene, che attenzione anche lì non è proprietario del bene, perché il proprietario del bene è lo Stato italiano, il popolo italiano in realtà. L'ente in custodia, appunto l'ente che ha la fortuna / l'onere di avere il Davide di Michelangelo, di avere l'uomo vitruviano e via dicendo. Poi di immagini di società anche estere che vendono diritti sulle immagini del Davide, dell'uomo vitruviano, ne abbiamo a bizzeffe. Bisogna vedere se sono stati rispettati i canoni previsti dall'articolo 108, se l'hanno fatto fregandosi della legge italiana, perché tanto loro sono in Cina come sede legale o sono da altre parti. Però voi che siete che avete l'onere di archiviare documenti che contengono, che in alcuni casi sono anche classificati come bene archivistico storico, bene culturale, vi dovete porre anche questo problema, il fatto che sia o non sia una riproduzione che viene toccata dall'articolo 108. L'articolo 108 tra l'altro lascia molta discrezionalità all'ente che è custode del bene nel calibrare quali siano i canoni da versare. Quindi non c'è una legge, non è che ci sia un tariffario nazionale per cui vabbè, io sono un cittadino, voglio fare, ho una piccola casa editrice, mi serve quell'immagine per una copertina di un libro, vado su un tariffario. No, devo sempre interrogare il singolo ente
e chiedere a lui quali sono le tariffe applicate quest'anno o negli ultimi anni, il che crea un'incertezza, che è altra cosa su cui io sono stato estremamente critico, per cui si lascia una discrezionalità elevatissima alla pubblica amministrazione e il cittadino rimane quasi sempre disorientato. Cittadino anche se è un'impresa, però è sempre cittadino, l'impresa versa le tasse e ha diritto di fare attività editoriale, attività di promozione culturale. Le ultime sentenze che ci sono state, ad esempio, riguardano una, se la trovate, la cercate online, una società che faceva promozione turistica in Sicilia e per le gite della città di Palermo usava come immagine il Teatro Massimo. E cosa hanno fatto? Hanno mandato un loro fotografo a fare la fotografia al Teatro Massimo. Così ha detto, tanto il copyright è nostro, perché il fotografo è nostro. Sono state condannate per violazione dell'articolo 108 del codice dei beni culturali, perché non c'era solo il copyright, il diritto d'autore di mezzo, ma c'era questo diritto che appunto è su un palazzo che è del 1000, cos'è? Teatro Massimo del 1700, forse addirittura del 1600, quindi sulla facciata, tra l'altro, quindi neanche l'opera architettonica in sé, ma sulle fotografie che che può fare qualsiasi cittadino passandoli davanti con un cellulare. Semplicemente lì erano state fatte a scopo di lucro. Perché? Perché erano utilizzate nelle brochure e nel materiale promozionale con cui questa azienda appunto proponeva le gite all'interno della città di Palermo. Andate a leggere questa sentenza così capite, e i commenti relativi, è uscita qualche mese fa, fine del 2017, aveva generato non poche polemiche, e ce n'è una simile sul caso di Firenze. Ok, quindi questa è un po' questo è il campo in cui ci muoviamo in tutta la lezione di oggi. Cioè, questi qua sono i sette che ho isolato oggi. Ce ne sarebbe uno in più che è emerso stamattina, ma forse ci starebbe nelle slide, solo che quello che sarebbe da aggiungere in più come punto 8 in realtà non ha un carattere giuridico. Questa è una lezione di carattere giuridico. Ed è il punto 8, sarebbe i buoni rapporti diplomatici. Cioè, se l'archivio ha un rapporto di collaborazione con un ente pubblico che lo finanzia, magari dal punto di vista giuridico riuscite a mettere fuori i documenti, però dopo questo qua l'ente che vi ha sempre foraggiato se la prende male, perché non gradisce che quei documenti vengano resi pubblici, e quindi anche se dal punto di vista giuridico siete puliti, subite una conseguenza magari ancora più pesante del rompere rapporti con questo ente che invece fino a quel momento vi ha sostenuto. Quindi vi invito anche io ripeto, sono un legale, quindi vi parlo dell'aspetto legale, però a volte anche quell'aspetto è fondamentale. Cioè, è inutile interrogarsi se posso tirare la corda dal punto di vista del copyright o del diritto sui generi o del segreto, quando tanto so che non andrò mai a pestare i piedi alla provincia autonoma di Trento, perché sennò poi mi taglio le gambe, o alla sovrintendenza dei beni culturali di Roma del ministero, perché sennò questi qua poi mi tagliano fuori, non mi invitano più ai convegni, via dicendo. Quindi anche questo ovviamente è un vincolo che però non ha una connotazione strettamente giuridica. Però più o meno questi sette sono quelli su cui dovrebbe concentrarsi la nostra lezione di oggi, avendo solamente da qua ormai un'ora e venti, un'ora e mezza, più mi auguro un po' di domande vostre. Io ne ho isolati alcuni, quindi non li vedremo tutti nel dettaglio. In realtà alcuni ve li ho già commentati adesso, e più di quello che vi ho detto adesso non avrei da dire, appunto, a parte sul discorso dei beni culturali, ma vi direi delle cose che sono più basate su una mia opinione personale, che non è detto che sia la vostra, quindi non voglio eccedere. Adesso passiamo appunto a quella seconda parte che vi dicevo, che inizia a mettere un pochettino la lente sui singoli punti. Interrompo la registrazione così abbiamo i video separati, e magari vi chiedo se volete fare delle domande adesso.